Marco 800 e questa è la primissima puntata che metteremo in onda su YouTube di Made in Italy, quindi versione YouTube. Marco 800, piacere di rivederti perché noi ci conosciamo, ci siamo già conosciuti. E lui non è niente poco di meno che il fondatore di Valemur. Valemur, questo sogno che tu avevi in mente, ma dici com'è nato, quando e che cosa è successo? Beh, il progetto è nato nel 2007, è nato da un bisogno di genitori, di ragazzi con sindrome di Down e disabilità intellettiva come sono io e come sono gli altri soci fondatori, di fare un progetto di inserimento lavorativo di ragazzi. Ma senza farlo con le solite logiche, abbiamo usato due logiche importanti. Uno, di aiutare gli imprenditori all'inserimento, che è la cosa più importante, attraverso un hub formativo che prepara i ragazzi all'inserimento lavorativo, li forma e li segue nell'azienda. E la cosa che credo che interessi invece di più a Made in Italy è che abbiamo inventato anche un marchio che si chiama proprio Valemur, che è l'unione tra Vale e Glamour, che intanto è un nome di fantasia che unisce quello che è il bisogno essenziale dei nostri ragazzi, ma soprattutto vorrebbe diventare un brand. E uso ancora il condizionale, anche se un po' di fortuna nel frattempo l'abbiamo avuta. Allora, 2007, oggi siamo nel 2014, sono passati un po' di anni e i frutti finalmente, cioè, da subito si sono visti, ma adesso diciamo che c'è una patata bollente che si chiama Geox. Sì. E finalmente ha fatto una collaborazione con voi veramente speciale, che se i nostri youtuber o i nostri video ascoltatori, perché passiamo dai radioascoltatori, vogliono andare a controllare se è vero, andate in un negozio Geox, ci saranno delle scarpe splendide, sono tutte una diversa dall'altra e l'hanno fatto proprio questi ragazzi con disabilità intellettive, grazie all'ideazione del sogno di Marco 800. Ma com'è stato l'incontro con Geox? Allora, la fondazione è nata nel 2007, il progetto Valemur è nato nel 2010. E seconda cosa, Geox for Valemur è un incontro di persone, di esperienze. Io avevo visto una cosa strana in una fiera al White a Milano, e delle cose molto particolari che mi erano balzate all'occhio, erano dei complementi d'arredo, dei quadri e delle borse con dei disegni astratti, molto artistici secondo me. E dopo, avvicinandomi a un tavolino, mi ero accorto che erano fatti da un ragazzo tetraplegico. E chiaramente la mia curiosità mi ha fatto chiamare immediatamente la persona, che era un signore di Torino che ancora collabora con noi e che è stato poi la trade union tra noi e Geox. E questo è un signore genitore anche lui di un ragazzo disabile come me. Dovrebbe essere Fulvio Luparia. Che lo conoscono i nostri ex radioascoltatori. Che noi lo chiamiamo l'artista del colore o l'artigiano del colore perché è veramente geniale nell'utilizzo dei colori. Anche l'amministratore delegato di Geox ha incontrato Fulvio Luparia e ha avuto le stesse impressioni mie. Quindi effettivamente i prodotti erano molto belli. Però l'amministratore delegato di Geox dice sarebbe bello riuscire a coinvolgere una struttura che potesse amplificare questo uso del colore in maniera particolare. Figlio di Fulvio, Mattia, è solo un ragazzo, invece questo incontro tra me e Fulvio metteva a disposizione come materia prima tanti ragazzi che potessero sviluppare questa cosa. Per cui non abbiamo fatto altro che mettere assieme delle competenze e delle opportunità. L'amministratore delegato di Geox ci ha creduto. Tra l'altro successivamente abbiamo scoperto anche che è il fratello di una ragazza disabile, quindi tante volte anche le unioni di intenti legano diversamente rispetto alla moda alcune cose e quindi diventano anche molto più forti. E non abbiamo fatto altro che replicare con tanti ragazzi quello che Mattia fa, cioè l'utilizzo del colore, sebbene i ragazzi sarebbero considerati meno abili nel fare qualcosa. Invece mettendo a disposizione delle tecniche e il colore abbiamo fatto delle cose splendide. Quindi i ragazzi hanno dipinto dei pezzi di tessuto, non scopriranno solo le scarpe, scopriranno anche delle borse magnifiche e anche delle sciarpe. Quindi ci sono dei pezzi di tessuto che sono stati dipinti a mano dai nostri ragazzi secondo delle tecniche che dopo sono trasformati in scarpe, borse e sciarpe, una diversa dall'altra. E questa è la cosa bella.
anche in questi giorni stiamo facendo degli altri prodotti che saranno dei bracciali che già legano Valemura, perché è stato uno dei primi prodotti che abbiamo fatto, che saranno uno diverso dall'altro perché saranno tinti con dei colori naturali, come le anelline, e quindi diventerà un'altra cosa che lanceremo magari in un successivo momento su Made in Italy. Una moda che aiuta ragazzi ed è anche ecosostenibile, insomma. Sostiene la natura, ecco. Beh sì, quello che stiamo pensando per il futuro è proprio questo, cioè di usare addirittura i colori vegetali. Questo è un sogno molto grande, sì, che noi vorremmo lanciarla come idea. Cioè noi stiamo vedendo sempre i nostri ragazzi non più come delle persone assistite, ma stiamo vedendo delle persone che magari possono creare qualcosa se aiutati. E questo è valido. La cosa bella sarebbe riuscire a produrre dalle piante dei colori, trasformarli in prodotti cult, dei prodotti che piacciono, e dopo vendere. E anche nell'azione di vendita mettere in luce che non la forma del pietismo, ma mettere in luce la forma del anche figo, che è una cosa fatta da un ragazzo diverso. Ecco, ci piace questa idea di inserire i nostri ragazzi nel piacere di tutti i ragazzi non valutati nell'utilizzo della moda. Intanto la moda la facciamo ognuno di noi, certo. Ognuno se la crea. I ragazzi, ognuno diverso dall'altro, qualcuno con qualche difficoltà in più, possono condividere gli aspetti di moda. E vi posso assicurare ai youtuber che i nostri ragazzi, quando vedono delle cose create da loro, hanno gli stessi atteggiamenti di qualsiasi di noi, che si vede realizzato vedendo indossate delle cose fatte da lui. Non abbiamo detto una cosa importante, allora c'è anche uno store di Valemur, dov'è che lo possiamo trovare se vogliamo, sì, venire a vedere tutti i vostri prodotti? Dico per fortuna e purtroppo ce n'è ancora uno solo, ed è a Vallese d'Oppiano, all'outlet di Calzedonia, quindi per gli youtuber di Verona sono facilitati, però l'idea è di intanto avere a breve un temporary shop all'interno di un grosso centro commerciale che è a San Giovanni Lupotto. Sì, ne avremo penso per un mesetto, e questo dovrebbe essere a giugno, luglio, ma più tardi. E dopo siamo alla ricerca anche di uno spazio a Verona, e quindi vediamo se riusciamo ad arrivare. Grande vetrina. Speriamo. Una grande vetrina. E dopo ecco, c'è un altro sogno, che tante altre associazioni come noi vogliono aderire al progetto Valemo e quindi abbinarsi a noi, perché in effetti siccome YouTube non è di Verona, no? Andrà in tutto il mondo, nel progetto Geos for Valemo hanno collaborato altre associazioni, non siamo stati gli unici, perché hanno collaborato ragazzi di Palermo, Cosenza, Taranto, Padova, Cuneo e Torino. Per cui evidentemente già in altre città siamo presenti con i nostri prodotti. E chissà se qualcuno di Torino, Palermo, queste città appena citate ci sta vedendo, magari nei commenti ci può segnalare che effettivamente è così. Chissà, magari può succedere che già conosce a distanza di chilometri questa presenza di Valemur. Beh, diciamo che Geox ci ha aiutato molto, la visibilità è stata molto importante, quindi è chiaro che qualcuno ci sta seguendo. La cosa bella di questi programmi YouTube, Facebook, che tu non sai mai quanti amici hai, ma ti rendi conto solo dei numeri. Se quindi qualcheduno attraverso il vostro canale riuscisse anche a contattarci, avvicinarsi, perché noi siamo per la relazione. Speriamo di fare la nostra parte. Per qualsiasi informazione comunque c'è un bellissimo sito da poter visitare e poter anche acquistare, che si chiama www.valemour.it. Perfetto. Valemur, unite solo Vale e Glamour, vi scaturisce il nome. E grazie per essere stati, avete pensato a noi come primo programma. Assolutamente. Grazie mille. Grazie. Ciao di nuovo.